trovati amici per la rubrica Con i giochi da tavolo si impara la storia. Col gioco di oggi ho appreso che la prima esposizione universale ha avuto luogo nel 1851 a Londra, dentro a un palazzo di cristallo chiamato Crystal Palace, che ad oggi non c'è più perché negli anni 30 prese fuoco. Però andiamo con ordine, intanto vediamo il gioco di oggi, che è appunto Crystal Palace. Ecco qua la scatolona, leggiamola un po'. 14 più l'età, 2, 5 giocatori, 60-150 minuti a partita, molto pessimista. Ideato da Carsten Lauber ed edito dalla Feuerland, almeno questa scatola, però entro l'anno ci sarà la localizzazione in italiano a Curia del Cranio. In questo gioco i giocatori saranno dei dignitari mandati dai paesi che rappresentano a organizzare l'esposizione universale per il loro paese, però saranno mandati senza il becco di un quattrino e quindi questi dignitari dovranno cercare di fare un po' le nozze con i fichi secchi per organizzare quanto meglio possibile la loro esposizione, per dare prestigio alla nazione che li sta mandando e così diventare i giocatori vincitori della partita. Si tratta di fatto di un gioco di difficoltà elevata, di piazzamento e gestione lavoratori, però a mezzo dadi, quindi i dadi saranno i nostri lavoratori e con questi dadi potremo fare diverse cosette le quali porteranno appunto prestigio alla nazione che rappresenteremo. La spiegazione sarà abbastanza dettagliata, non tanto perché il gioco è difficile, perché è un regolamento molto lineare, quanto perché voglio dare risalto a tutte le potenzialità di questo gioiellino, per cui vediamo come funziona. Per iniziare a allestire una partita a questo gioco dovremo tirare fuori dalla scatola tutte le plancettine necessarie e sistemarle sul nostro tavolo a seconda dello spazio che abbiamo. L'unica che rimane fissa di partita in partita è questa un po' più grande, che contiene il tracciato della pubblicità, il tracciato segna punti e l'indicatore della rendita dei giocatori. Tutte le altre plancettine invece dovranno essere orientate scegliendo il lato giusto o anche la plancettina giusta, perché alcune avranno più copie, a seconda del numero di giocatori al tavolo. Ogni plancettina ha comunque riportato queste icone che ci aiuteranno in questa operazione. Dovremo quindi sistemare sul tavolo, oltre alla plancia centrale, la plancettina del mercato nero e le 8 plancettine dei luoghi, quelle giuste a seconda del numero di giocatori al tavolo. Andiamo con ordine, sulla prima plancia dovranno essere riempiti gli spazi con tutte le carte progetto, le carte blu. Andrà poi sistemato sempre lì vicino la piletta delle tesserine ricerca abbinate ai progetti, che sono quelle col dorso viola e il numero blu. Sulla seconda plancettina andranno sistemate le tesserine ricerca standard, ovvero quelle col dorso verde. Sulla terza plancettina andranno sistemate due delle tre tessere banca relative al primo turno. La terza andrà scartata. Le altre tessere banca andranno divise a seconda del loro dorso, a seconda quindi degli altri quattro turni di cui è composta una partita. La quarta plancettina non ha bisogno di interventi, mentre la quinta è l'alter ego coi personaggi della prima. Dovremo riempire tutti gli spazi con le carte arancioni dei personaggi e sistemare lì vicino la pilettina delle tesserine ricerca dei personaggi, quelle con il dorso viola e il numerino arancio. Sulla sesta plancia andrà sistemato a caso uno di questi piattelloni. Andrà anche sistemato il cilindro contaturni all'inizio del percorso di 5 turni di cui è composta una partita. Sulla settima plancia andranno sistemati i tre biglietti in questo spazio e sull'ottava non ci sarà da fare niente. A portata di mano andrà sistemato l'orologio da taschino, mentre sulla plancia del mercato nero andranno sistemati gli ingranaggi nei relativi spazi. Sul percorso della pubblicità della plancia centrale andranno sistemati questi segnalini, ognuno a seconda del colore riportato sul dorso, ce ne sono tanti altri che verranno scartati e rimessi nella scatola. Ogni giocatore riceve tramite sorteggio una sua plancia personale, questa rappresenterà una delle nazioni presenti all'interno di questa scatola. Ovviamente per campanilismo utilizzeremo l'Italia. Oltre alla plancia personale riceverà anche componenti nel suo colore. Riceverà 6 omini, di cui uno andrà sistemato all'inizio di questo percorso.
5 cilindri, di cui uno andrà sistemato sullo zero del tracciato dei giornali presente sulla plancia del giocatore, un altro sul 5 del percorso segnapunti che contorna questa plancia, uno all'inizio del tracciato della pubblicità, uno sul 4 del tracciato delle rendite del giocatore e uno sulla plancia di Westminster nella prima casella a sinistra. Per riconoscere tra i componenti dove sistemare questi cilindri, su queste caselle, magari non si vedono ma fidatevi, sono presenti delle stelle. Inoltre riceverà anche 6 dadi del suo colore, di cui 2 dovranno essere sistemati da parte a mo' di riserva e 4 saranno subito disponibili. Vi consiglio sin da ora di sistemare i dadi disponibili per il turno dentro la scatolina. L'ultimo componente nel colore è questo gettone che aiuterà a tenere traccia dei multipli di 50 punti. A livello di risorse iniziali, ognuno partirà con 40 monete, una lampadina e un ingranaggio. Siamo finalmente pronti per iniziare. Una partita a questo gioco si articola in 5 turni, chiamati semestri. L'ambientazione prevede che si parta a giocare dal primo semestre del 1849 e si finisca nel primo semestre del 1851. I primi 4 semestri quindi saranno messi in coppia a formare degli anni completi, mentre il 1851 prevederà un solo turno. Ogni turno è composto da diverse fasi, riassunte tutte, devo dire molto bene, in questa zona in basso della plancia del giocatore. All'inizio del turno ogni giocatore prenderà i dadi che ha disponibili per il turno e li sistemerà scegliendo tutte le facce sotto alla sua scatolina. Quando tutti i giocatori avranno fatto altrettanto, verranno scoperte tutte le scatole e i giocatori diranno a tutti gli altri qual è il totale dei loro dadi. Dopodiché ogni giocatore dovrà pagare in monete un ammontare pari alla somma dei dadi che ha scelto per questo turno. Il giocatore che ha speso di più sarà il primo giocatore per la fase successiva. Se ci saranno più giocatori a pari merito per il primo posto, si vedrà chi tra questi ha il dado di valore maggiore e così via con il secondo e il terzo in caso di pareggio fino a decretare un primo giocatore. E infine il giocatore o i giocatori a pari merito con il totale più basso riceveranno un giornale, quindi faranno avanzare di uno questo cilindretto sulla loro plancia personale. Ne approfitto per spiegare a cosa servono i giornali. Si tratta di una valuta parallela a tutte le altre in questo gioco. In qualsiasi momento come azione gratuita il giocatore potrà spendere dei giornali per ottenere i benefici riportati in questa leggenda. Dopodiché, partendo dal primo giocatore, che ricordo è colui che ha sistemato dadi del valore più alto sotto la sua scatolina, cominceremo a piazzare questi dadi sugli spazi presenti sulle plance. Ognuna delle 8 plance presenti sul tavolo ha su di essa degli spazi finiti nei quali poter sistemare questi dadi. Ma non solo. Dentro a questi spazi saranno presenti anche dei requisiti minimi di valore del dado per potercelo piazzare. Sarà possibile sistemare un dado in uno spazio se il suo valore è almeno pari a quanto richiesto dallo spazio stesso. Alcuni degli spazi potrebbero avere sopra una di queste icone. Quando un giocatore sistemerà un dado in uno spazio per presente questa sagoma di un omino, potrà compiere un'azione con uno dei suoi omini. Gli omini potranno fare in questo gioco 2 sole azioni, la prima che riguarda la plancia personale del giocatore e la seconda che riguarda il mercato nero. Quella sulla plancia sarà gratuita, ma il giocatore avrà bisogno di soddisfare un suo requisito per poterla utilizzare. Questa azione semplicemente permette al giocatore di acquisire dei punti per il fine partita, dati dai suoi obiettivi personali. Sarà sempre lo stesso requisito, però richiesto in misura sempre maggiore. Se il giocatore riesce a soddisfare il requisito successivo nella scala dei requisiti, potrà far avanzare il suo omino avanti di una casella. Per quanto riguarda invece il mercato nero, quella è un'azione che potremo utilizzare previo pagamento di monete. Potremo sistemare uno dei nostri omini ancora disponibili sullo spazio più in basso libero del mercato nero. Ogni spazio ha riportato a sinistra un costo in monete da sostenere per poterlo occupare con un nostro omino. Potremo quindi in questa fase pagare quanto riportato sullo spazio che ci spetta di diritto per poi sistemarci un nostro omino. La funzione del mercato nero la vediamo alla fine del turno.
Laddove invece un giocatore sistemasse un suo dado su uno spazio dove è presente questa icona con le banconote e il segno meno un numero, il giocatore dovrà pagare immediatamente quell'ammontare di monete per sistemarci il dado. Si andrà avanti così quindi a suon di piazzamenti fin quando tutti i giocatori avranno esaurito i loro dadi. Un giocatore potrebbe anche decidere di non piazzarli tutti, potrebbe quindi passare le sue fasi di posizionamento. Tutte le plance presenti sul tavolo hanno comunque più spazi per il piazzamento dei dadi rispetto agli spazi disponibili per effettuare l'azione nella fase successiva. Facciamo un esempio pratico per capire come si selezionano i dadi che avranno diritto di effettuare l'azione sottostante. Dopo la fase di piazzamento, per ognuna delle 8 plancettine, si verificheranno i valori dei dadi che sono stati sistemati. Il primo dado che si aggiudicherà lo spazio più a sinistra, quindi il primo che effettuerà l'azione, sarà il dado di valore maggiore. In caso di parità, sarà considerato di valore maggiore il dado più a sinistra, ovvero quello piazzato idealmente per primo. Nelle situazioni quindi più concitate e affollate della partita potrà capitare che un dado non trovi spazio per effettuare l'azione che era stata selezionata. Il proprietario di quel dado lo riprenderà tra i suoi dadi disponibili, ricevendo anche una moneta come consolazione. Un giocatore potrebbe anche decidere di non far compiere a un suo dado che ne ha diritto l'azione sottostante. Laddove sia il giocatore però a decidere di non utilizzare un proprio dado, non riceverà la moneta come consolazione. Solo i dadi che verranno scartati dalle circostanze riceveranno la moneta. L'operazione di selezione che abbiamo visto ora verrà compiuta partendo dalla prima plancia e andando avanti fino a sistemare tutti i dadi che avranno diritto a effettuare le azioni nelle 8 plance. Vediamo a questo punto l'utilità di queste 8 plance. La prima permette al giocatore di ricevere un progetto, quindi una carta blu. Pescare una carta blu è un'azione praticamente gratuita, in quanto il giocatore prenderà la carta dal display e la sistemerà davanti a sé. Non c'è limite al numero di carte che un giocatore può avere davanti a sé, di qualsiasi colore esse siano. Vedremo più avanti nella partita a cosa servono i progetti. Nella seconda plancettina il giocatore può pescare delle ricerche. Le ricerche sono delle tesserine che daranno al giocatore o un bonus immediato oppure un'abilità ricorrente per la fine di ogni turno. Queste tesserine le riconosciamo con la bandierina verde per le abilità di fine turno e quella bianca per il bonus immediato. Indipendentemente dalla loro tipologia, le ricerche andranno sistemate in queste caselline al centro della plancia del giocatore. È importante piazzare queste tesserine in quanto ogni casellina esposta toglierà al giocatore 2 punti dal conteggio finale. Sulla terza plancettina i giocatori potranno pescare una di queste tessere. Queste garantiranno al giocatore l'aumento della loro rendita, quindi faranno andare avanti il pedone su questo tracciato, e il ricevimento anche di punti rappresentati dalle stelline dorate, e quindi faranno avanzare anche l'altro pedone. Le tesserine banca andranno sistemate davanti al giocatore dopo che questo ne avrà ricevuto i benefici. In questo gioco è importante stare molto attenti alla fase delle rendite, in quanto alla fine di ogni turno tutti i pedoni dei giocatori faranno 3 passi indietro, diminuendo quindi virtualmente le rendite per i turni successivi. La quarta plancettina è quella di Westminster, nella quale il giocatore potrà far avanzare il suo pedone in questa scala colorata per ricevere dei bonus immediati, ma anche per avere più influenza sui personaggi che potrà ottenere nell'arco della partita. Quindi l'azione in quella plancettina si risolve semplicemente facendo avanzare di 1 il pedone e ricevendo il bonus immediato che la nuova casellina conferisce al giocatore. La quinta plancia è quella dei personaggi e funziona similmente alla prima. L'unica differenza è che i personaggi andranno pagati immediatamente. Il pagamento può essere in varia natura, ma principalmente saranno le risorse lampadina e ingranaggio e comunque tutte riportate in alto a sinistra sulla carta. Il giocatore che compirà questa azione quindi scarterà quanto riportato in alto a sinistra sulla carta che ha scelto per prenderla per sé. Non appena viene pagato il costo di una carta, che sia un personaggio o anche un progetto, riceveremo immediatamente punti riportati in alto a destra. Ogni carta ha sempre una leggenda con i 3 anni presenti all'interno del regolamento di questo gioco. Riceveremo i punti relativi all'anno in cui ci troviamo.
Dopodiché vediamo come ogni carta personaggio abbia queste due caselline in basso, una sulla sinistra e una sulla destra. La casellina sulla sinistra sarà un bonus immediato che quel personaggio conferirà al giocatore. La casellina sulla destra invece sarà un'abilità ricorrente che il personaggio conferirà al giocatore di turno in turno. Non appena quindi un personaggio è stato pescato, pagato e avrà dato la sua abilità al giocatore, la carta verrà girata. A livello di carte, sul retro è presente un riassunto dell'abilità del personaggio, il suo stipendio che vedremo alla fine del turno e anche un testo che ci aiuta a capire chi era quel personaggio nella vita reale. La sesta plancia è quella della pubblicità. I giocatori che compiono questa azione dovranno verificare nella colonna sottostante il cilindro contaturni per vedere se avranno soddisfatto i requisiti che questa colonna richiede. A seconda del loro requisito soddisfatto, i giocatori riceveranno più o meno punti pubblicità, ovvero avanzamenti sul tracciato della pubblicità che è questa serpente sopra la plancia centrale. Vediamo da subito la sua funzione. Avanzare su questa plancia permetterà al giocatore di aggiudicarsi dei punti in base alla sua posizione. Infatti, il primo, il secondo e il terzo posizionati su questa plancia riceveranno dei punti, il primo ovviamente di più, fino ad arrivare al terzo che ne riceverà meno. Ma non solo, su questa plancia sono presenti queste caselle gialle strette e lunghe, che sono i poster, e questi segnalini quadrati. A forza di avanzare, un giocatore potrà arrivare col suo pedone sopra un poster. In quel momento il giocatore dovrà decidere se sistemare su quel poster uno dei suoi due pallini disponibili per questa plancia. Questi pallini garantiranno al giocatore il ricevimento del bonus del poster alla fine di ogni turno. Il primo darà a scelta del giocatore due monete o due avanzamenti sulla plancia della pubblicità, mentre tutti gli altri daranno dei punti sempre crescenti. Sarà quindi importante per il giocatore decidere cosa vorrà fare su questa plancia, cercando di andare in avanti ed aggiudicarsi così dei bonus di fine turno che gli daranno tanti punti, oppure sistemarli magari sui primi due spazi se sa che non pomperà parecchio questa plancia. Viceversa, le tesserine quadrate, appena il giocatore le raggiunge o le supera, daranno un bonus immediato. La settima plancia è quella del porto, che avrà a disposizione quattro azioni da poter scegliere per i giocatori. Saranno tutte azioni ad uso esclusivo, quindi al momento che una sarà stata utilizzata, l'altro giocatore potrà solo scegliere tra quelle rimanenti. Sono comunque azioni autoesplicative e vi rimando magari alla lettura del regolamento. Quella un po' più particolare è quella del biglietto. Solo tre dadi nell'arco della partita intera potranno fare questa azione, in quanto sono presenti tre soli biglietti. Il giocatore che volesse compiere questa azione sistemerà il dado che aveva utilizzato sullo spazio libero più a sinistra. Il regolamento dice di sistemarci sopra uno dei biglietti. Siccome sicuramente cade, vi consiglio di sistemarlo sotto al dado, tanto non cambia niente. Con questa azione il giocatore di fatto si brucia un dado per ricevere però immediatamente tanti punti quanti riportati sulla stella corrispondente all'anno in cui ci troviamo, più il valore del dado. Inoltre questa plancettina è uno dei pochi sistemi con cui si riescono a ottenere gli ingranaggi. Infine, anche l'ottava plancettina avrà anch'essa delle azioni ad uso esclusivo. Quando un giocatore ne sceglierà una, gli altri potranno scegliere solo tra quelle libere. Questa plancetta è l'unica nella quale si possono acquisire le lampadine. Dopo che tutte le otto plancettine saranno state risolte, i giocatori riprenderanno in loro possesso tutti i dadi che hanno nella loro disponibilità, al netto di quelli eventualmente sacrificati. Vi consiglio di sistemare tutti i dadi disponibili dentro la scatolina per separarli da quelli nella riserva. La fase successiva è quella che interessa tutti i personaggi del giocatore. Come prima cosa, ogni giocatore dovrà pagare lo stipendio ai personaggi. Lo stipendio da dare a ogni personaggio sarà in relazione alla posizione del pedone del giocatore sul tracciato di Westminster. Infatti, su ogni carta del personaggio sarà presente questo tracciato colorato con tanti valori diversi, tale e quale ai colori che troviamo su questa plancettina. Basterà vedere il pedone del giocatore a che livello è e dovremo pagare quell'ammontare al personaggio. Quindi in questo esempio pratico abbiamo il pedone sul rosso, pagheremo la cifra presente in questo quadratino rosso.
Ci saranno dei personaggi che verranno pagati sempre meno via via che il giocatore va avanti su questo tracciato, fino ad arrivare addirittura a pagarli zero ogni turno, mentre altri personaggi che pretenderanno uno stipendio maggiore via via che il giocatore avanzerà su questo tracciato. Dopodiché, ogni personaggio che possiede un'abilità ricorrente turno per turno permetterà al giocatore di effettuare quell'azione. Dopo la fase dei personaggi ci sarà la fase che interessa i progetti, ovvero le carte blu. In questa fase ogni giocatore potrà trasformare un massimo di due progetti in prototipi. Per trasformare progetti in prototipi sarà sufficiente scartare le risorse richieste dalla carta elencate qui in alto a sinistra. Non appena un giocatore avrà pagato le risorse necessarie, riceverà i punti della stella corrispondente all'anno in cui ci troviamo, così come abbiamo fatto col personaggio. I prototipi hanno solo abilità istantanee e quindi il giocatore potrà goderne immediatamente per poi non goderne più durante la partita. La particolarità dei prototipi però sta nel fatto che queste abilità potrebbero anche essere negative e il giocatore potrà anche decidere di buttarle addosso agli altri giocatori. Saranno anche presenti delle abilità un po' negative e un po' positive della serie scarta tot monete per ricevere altre cose, e il giocatore destinatario di quell'abilità riceverà anche il bonus e non solo il malus dell'abilità della carta. Dopodiché il progetto andrà girato e diventerà così un prototipo. Ogni personaggio e ogni prototipo è quasi sempre associato ognuno all'altra tipologia di carta. Troviamo sotto l'immagine l'elenco delle carte a cui questo personaggio o questo prototipo è associato. I personaggi saranno sempre legati a qualche prototipo e i prototipi saranno sempre legati a qualche personaggio. Se, come in questo caso, avremo unito il personaggio al suo prototipo, riceveremo immediatamente 4 punti. I 4 punti si ottengono immediatamente non appena un giocatore davanti a sé avrà il prototipo e il personaggio. Ciò vuol dire che potremmo prima acquisire il personaggio e poi successivamente costruire il prototipo, o costruire il prototipo e pescare successivamente il personaggio. Solo al momento che si trovano insieme davanti al giocatore daranno i 4 punti, e solo in quel momento. Dopo la fase dei prototipi ci sarà una fase economica. Ogni giocatore riceverà un ammontare di monete pari alla sua rendita, quindi alla casellina sulla quale è presente il suo pedone in quel tracciato. Dopodiché ogni giocatore farà calare il suo pedone di 3 spazi sul tracciato delle rendite. Se il pedone si trovasse sulle caselle rosse al momento della riscossione, non solo il giocatore non guadagnerebbe niente, ma perderebbe anche quell'ammontare di punti. Se invece il pedone del giocatore dovesse retrocedere di più rispetto all'ultima casella, per ogni casella che non potrà attraversare perché il tracciato finisce, il giocatore dovrà pagare una moneta. Viceversa, se il pedone si trova ad essere in cima e a dover fare dei nuovi passi senza però avere disponibilità di caselle, per ogni passo che non può fare, il giocatore riceverà una moneta. Dopodiché, ogni giocatore potrà attivare ogni sua tesserina ricerca che abbia un'abilità di fine turno, quindi una bandierina verde. Successivamente, ogni giocatore riceverà quanto riportato sul tracciato del mercato nero nella casellina su cui è presente un suo omino. Infine, ogni giocatore riceverà tutti i benefici riportati dai poster su cui ha sistemato un suo pallino. L'ultima cosa da fare nel turno è quella di far fare ad ogni omino sul tracciato del mercato nero un passo indietro. Se l'omino si trovasse sull'ultima casella in basso, fare un passo indietro lo riporterebbe nella disponibilità del giocatore. E quindi piazzare uno dei nostri omini su una casella molto alta del tracciato del mercato nero ci garantirà una rendita turno per turno. Prima di passare al turno successivo verranno scartate tutte le riserve avanzate sulle plance. Verranno quindi scartate tutte le carte progetto, tutti i segnalini ricerca e tutte le carte personaggio. E si pescheranno dalle relative riserve tutti i componenti necessari per rimpinguare le zone in vendita. Si farà avanzare il cilindro contaturni avanti di 1 e si sistemeranno le nuove tesserine banca relative al turno in corso. La spiegazione delle regole è praticamente finita, vediamo qualche particolarità. Alcuni degli spazi azione avranno anche delle icone che permetteranno ai giocatori di ricevere quel bonus o quella risorsa, oppure di pagare quell'ammontare in denaro per compiere l'azione. Alcuni prototipi, alcuni personaggi daranno come abilità istantanea l'acquisimento
di una nuova tesserina ricerca. Queste tesserine ricerca viola hanno un numero sul dorso abbinato al numero del personaggio o del prototipo e saranno quelle che il giocatore riceverà al momento che otterrà una carta che gli conferisce quella ricerca. Anche queste tesserine andranno sistemate nella griglia centrale a tappare i meno 2. Alcuni bonus istantanei delle carte permetteranno al giocatore di prendere l'orologio da taschino. Questo è a due facce e il giocatore appena lo acquisisce dovrà decidere immediatamente se ricevere 2 punti o se ricevere un'abilità ricorrente che gli fornisce 3 monete alla fine di ogni turno. Laddove successivamente un altro giocatore acquisisse una carta che gli fa prendere l'orologio da taschino, semplicemente lo ruberà dal giocatore proprietario in quel momento. La plancia del mercato nero ha sulla sinistra questa coccarda gialla con gli ingranaggi sopra. Un giocatore, durante il piazzamento di un suo dado, potrebbe decidere di far compiere a un suo pedone presente al mercato nero un passo indietro. Laddove questo pedone si trovasse in corrispondenza della coccarda gialla, facendo il passo indietro, il giocatore riceverebbe un ingranaggio. Questa possibilità è aperta a tutti i giocatori solo laddove siano presenti ancora ingranaggi su quella plancia. Alla fine di ogni turno verranno comunque rimpinguati tutti gli ingranaggi mancanti. Ognuna delle caselline del mercato nero è comunque ad uso esclusivo, per cui se il giallo in questo momento volesse far fare al suo pedone un passo indietro, lo farebbe uscire dalla plancettina e quindi ritornare nella sua riserva personale. E per finire con il mercato nero va detto che se un giocatore arrivasse a sistemare un suo ometto nell'ultimo spazio disponibile, indipendentemente a quale livello si trovi questo spazio, farà scartare immediatamente tutti gli altri pedoni, sia suoi che degli altri giocatori. Per cui, in questa situazione dove c'è rimasto solo lo spazio più in alto disponibile, sistemando un nuovo omino, questo si ritroverà ad essere l'unico su quella plancia. In qualsiasi momento durante la partita, il giocatore potrebbe anche acquistare, pagando monete, o le lampadine o gli ingranaggi, come vediamo in questa tabella. Li potrebbe anche vendere, però se li compra gli costano 4 o 5 monete, quando li vende viene pagato 1, quindi non è mai conveniente. L'ultima cosa da vedere riguarda i prestiti. Quando un giocatore avrà bisogno di pagare e non avrà sufficiente denaro, sarà obbligato a prendere un prestito rappresentato da queste tesserine. Ne dovrà pescare uno a caso e queste tesserine daranno sempre 10 monete al giocatore, però potranno togliere da 8 a 10 punti a seconda della tesserina che peschiamo. Queste tessere andranno sistemate sulla plancia del giocatore nel centro. Queste tessere occuperanno degli spazi che erano destinati a delle tesserine ricerca e toglieranno molti più punti rispetto ai meno 2 che sono stampati sulla plancia. Laddove il giocatore riuscisse a ripagare questo prestito e il regolamento suggerisce di farlo alla fine della partita prima del conteggio finale dei punti, il giocatore potrà girare la tesserina. Ma sarà una magra consolazione sapere che ogni tesserina prestito, anche restituito, toglierà al giocatore 5 punti. Non sono comunque presenti interessi, per cui ogni giocatore riceve 10 monete in prestito e basterà che ne renda 10 per vederselo saldare. La partita va avanti in questo modo fin quando non sarà stato giocato per intero il quinto turno. Dopo che anche il quinto turno sarà stato svolto completamente, andremo al conteggio finale dei punti. Prima del conteggio però ogni giocatore dovrà vendere tutte le sue risorse in termini di lampadine, ingranaggi e giornali al gioco con un tasso di cambio di una risorsa per una moneta. Tutte queste monete raccolte dovranno essere cambiate cercando di ottenere le banconote da 10. Tutti i deck avanzati quindi andranno sistemati sulla plancia centrale del giocatore a tappare i meno 2 punti. Eventuali monete in eccesso andranno perse. Dopodiché si andrà al conteggio vero e proprio partendo dai punti ottenuti dal giocatore durante la partita. A questi si aggiungeranno i punti dati dal suo obiettivo personale, a seconda del livello raggiunto dal suo pedone sulla plancia personale. Dopodiché ogni giocatore riceverà tanti punti a seconda della sua posizione sul tracciato della pubblicità, come riportato in questi quadretti qua su in cima. Dopodiché si verificherà la plancia del mercato nero, dove i 3 omini sistemati più in alto daranno ai rispettivi proprietari questi punti. Potrebbe quindi capitare che un giocatore che avesse più di un omino in classifica riceva da quella plancia più punti. Infine, ogni giocatore si sottrarrà
tutti i punti negativi visibili sulla sua plancia personale, comprensivi di prestiti saldati o meno e tutte le caselline scoperte. Fatta la somma quindi dei punti conseguiti durante la partita più i punti dell'obiettivo personale più i punti a seconda dell'arrivo sulla plancia della pubblicità dei punti a seconda della posizione nel mercato nero e togliendo i punti esposti sulla plancia personale, il giocatore con più punti sarà il vincitore. In caso di parità, la vittoria sarà condivisa. Ed eccoci finalmente di ritorno. Vediamo subito i materiali. Tutto è di ottima fattura, partendo dalle plance in cartone che sono spesse un centimetro e sono praticamente indistruttibili. Le parti in legno sono fatte molto molto bene, con dei colori molto riconoscibili per i giocatori. Basti pensare che non c'è all'interno il giocatore verde, visto che comunque le plance hanno un tono che comunque lo ricorda. A livello di carte ce ne sono tantissime. L'edizione che ho io ce l'ho imbustata, non perché l'abbia imbustata io, ma perché l'ho preso usato, per modo di dire, da un ragazzo che l'aveva imbustate e così le ho lasciate. Non ci sarebbe però secondo me bisogno delle bustine. Quindi devo dire che tutto è confezionato perfettamente. Magari se voglio trovare un neo ma proprio col lanternino, la scatola è fatta di cartone un po' troppo sottile per il peso che ha e quindi se lo portiamo parecchio a giro ci sta che si rovini. Venendo alle meccaniche del gioco, queste sono molto semplici. Di fatto basterà seguire il riassunto del turno della plancia del giocatore per capire cosa dovremo fare. Banalmente, sistemare i dadi sotto alla nostra scatolina per determinare il valore che avremo in quel turno, pagare i dadi, sistemarli e compiere le azioni, o meglio, cercare di compiere le azioni se avremo sistemato i dadi col valore più alto rispetto agli altri giocatori. Poi si andrà avanti attivando i nostri personaggi, costruendo i prototipi, riscuotendo quello che dobbiamo riscuotere per le nostre entrate e andando avanti così per 5 turni. Alla fine della partita i punti saranno semplicemente quelli che avremo accumulato durante la partita, l'ordine sul tracciato della pubblicità, l'ordine sul tracciato del mercato nero e il nostro obiettivo di fine partita, che più punti vince. Salta subito all'occhio una cattiveria esagerata di questo titolo, è comunque il gioco più cattivo che io abbia in collezione. È cattivo sia nel regolamento contro i giocatori che mettendo i giocatori gli uni tra gli altri. Ci sarà una forte bagarre per sistemare i dadi giusti sulle azioni per escludere anche gli altri giocatori dal fare quell'azione. Banalmente ogni dado ha un costo pari al suo valore e il giocatore che si vedesse soffiare l'azione riceverebbe solo uno come consolazione. Se uno deve scartare un dado con l'1, va bene, ha fatto pari. Ma se un giocatore comincia a scartare il 2 o il 3, andrà praticamente a rimessa e qui i soldi saranno veramente pochi. Basti pensare che sul regolamento, a differenza di altri giochi dove sono presenti prestiti, dove il regolamento dice al momento che non avrai soldi potrai chiedere un prestito, qui il regolamento dice letteralmente quando sarai senza soldi chiederai un prestito. Quindi dà già per scontato che i giocatori avranno bisogno di donare il rene per riuscire ad arrivare in fondo alla partita. Ma allo stesso tempo dovremmo anche non essere timidi con i prestiti, perché almeno nelle partite che ho fatto col mio gruppo, quasi sempre chi è stato più spendaccione, nel modo ovviamente più ottimizzante, è arrivato alla vittoria. Quindi chi aveva magari uno o due prestiti è sempre stato quello con più punti alla fine della partita. Basti pensare che magari l'ultimo turno uno, per non prendere il prestito, si mette davanti 5 dadi con gli uni sopra di essi e quindi di fatto salta un turno e non fa niente. Quindi uno che comunque sacrifica 5 punti per il prestito, però magari fa un turno pieno, riesce comunque a fare uno sprint e arrivare primo a fine partita. Le azioni all'interno del gioco poi sono molto caratterizzanti e anche il fatto che ogni nazione avrà il suo obiettivo di fine partita fa sì che comunque ci sia una linea guida che il giocatore potrà conseguire dall'inizio. Uno potrà anche andare per conto suo o a seconda di quello che succede durante la partita, però ecco, almeno uno o due scalini dell'obiettivo di fine partita della nostra nazione sarebbe bene portarli avanti, perché comunque saranno dei bei punti. Nelle partite che ho fatto col mio gruppo si vince intorno ai 50-60 punti e già farne 7 con il terzo scalino dell'obiettivo di fine partita della nostra nazione sarà già un decimo del nostro punteggio. A livello di fortuna siamo a 0, anche se si pescano
tante tessere e tante carte nell'arco della partita sono comunque tutta informazione palese. Poi è chiaro che si parla di invenzioni, si parla di personaggi, è giusto anche per un minimo di ambientazione che non siano sempre tutti disponibili quando li vogliamo e nel modo che li vogliamo. Ed è anche carino la cosa di avere i personaggi che sono collegati al prototipo e viceversa, perché fa sì che comunque si possa fare un minimo di strategia nella pesca delle carte. A livello di interazione siamo ai massimi livelli proprio per il motivo che dicevo prima, ovvero che dovremo cercare di scalzare i dati degli altri o comunque di prenotare le azioni migliori con i dati di valore maggiore per cercare di precludere gli altri. Quindi qui vanno ad astenersi i giocatori che comunque non gradiscono l'interazione o non gradiscono magari una cattiveria così marcata nei giochi. In conclusione, quindi, un gioco da avere se siete comunque giocatori assidui, se volete un gioco un po' diverso dal solito per l'ambientazione, ma al tempo stesso molto cattivo, con tanta interazione diretta, ma che non dinega un po' di varianza durante il setup a seconda di alcune tessere che possono uscire rispetto ad altre, alcune carte che possono uscire rispetto ad altre. E veniamo al suo prezzo. Crystal Palace viene nuovo tra i 55 e i 60 euro, considerando la tonnellata e mezzo di contenuto della scatola, è sicuramente un prezzo che reputo onestissimo. Usato non mi è capitato di vederlo, ma secondo me intorno ai 35-40 euro potrebbe essere un bel acchiappo se appunto siete giocatori assidui e avete il gruppo giusto con cui apparecchiarlo. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate. In descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliarmi altri giochi. Vi lascio anche il link al sito del mio mecenate Bazar di Mercatia, dove potete trovare questo appena uscirà e tanti altri giochi e così supportare il mio canale, e vi lascio anche il link al sito di Wargame Italia per rimanere sempre aggiornati sul nostro fantastico mondo. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti. Vi anticipo che il prossimo lo girerò su VOD in Slack e se non siete iscritti cliccate qui sul pop-up e attivate la campanella. Con questo vi saluto, ci vediamo al 163. Ciao!